Non si fa ricerca senza la formazione dell'università, non si fa formazione senza una buona ricerca e non si fa ricerca se non anche con le imprese. Non a caso dal PNRR abbiamo avuto delle risorse enormi in questa direzione, soprattutto per i dottorati di ricerca che devono essere sviluppati in collaborazione con le imprese. Le imprese investono in questo perché col DM 117 il dottorato di ricerca viene finanziato al 50% tra università, ministero quindi e imprese, quindi devono credere in un progetto di lavoro insieme, in un progetto che deve andare avanti per 3 anni e dopo questi 3 anni le imprese possono anche assumere con degli sgravi fiscali il dottore, quello che si è dottorato per proseguire poi nelle attività produttive. Il PhD no, il dottorato di ricerca non è più inteso adesso come inizio di una carriera da ricercatore esclusivamente, ma le risorse in più che sono state date servono anche a creare delle forme avanzate, no, dei superiori, di laureati, perché questo è il terzo livello della formazione, che devono rimanere nell'impresa e devono rimanere nelle imprese locali, perché ovviamente le università cercano collaborazioni soprattutto con le imprese sul territorio e questo ovviamente un po' le università del sud sono un po' penalizzate perché hanno un tessuto socio-economico che non è quello delle università del nord, quindi abbiamo un'eguaglianza ma non un'equità in questa situazione.